Qui c'è la Madonna, amici cari. Qui c'è la Madonna. Venire a pregare qui non è niente di diverso che andare a Međugorje. Io so, dico quello, chi lo sperimenta sa, qui si respira la pace. A Carini, grosso centro alle porte di Palermo, la comunità religiosa è in subbuglio. Lo è da quando Don Alessandro Minutella, parroco nel capoluogo regionale siciliano e fondatore del centro di spiritualità mariana denominato Piccola Nazareth, ha rivelato di avere delle locuzioni con la Madonna. Locuzioni durante le quali Maria gli avrebbe detto di scavare un pozzo in un punto preciso del terreno, dal quale è sgorgata acqua. Un'acqua definita miracolosa, che avrebbe poteri terapeutici ed esorcistici. La Madonna il 25 luglio ha chiesto che si scavi, penso che tutti voi ormai lo sappiate, perché c'è una sorgente da tirar fuori. E questa sorgente curerà, dice la Madonna, le malattie spirituali. Quest'acqua ha un potere terapeutico, cioè quindi di guarigione e anche esorcistico. Oh, sì. Quindi, infatti dice, se fate bere per esempio quest'acqua, chi è in agitazione, vedete che subito si calmerà, cioè avrà dei benefici, perché è un'acqua proprio benedetta dalla Madonna. Tu pensa che io la darò alla mia nipotina che c'ha 5 mesi? Secondo quanto raccontato anche attraverso internet e social media dallo stesso Don Alessandro e dai fedeli che frequentano il centro, l'acqua è sgorgata dal pozzo proprio nel punto che la Madonna aveva indicato. Oggi è andato ad agosto? Bellissimo. Oggi è stata trovata. E finora non è stata distribuita. No. Bellissimo questo, è un evento importante, speriamo bene. Neanche noi cioè, stessi. Ah, non potete accedere voi? No. Vabbè. La tocchiamo, facciamo salire dalla croce. A casa, ma si può bere? Sì. Si può. O è un poco sabbiosa di cosa? No, è meglio. Sarà un po' pesante. Come la può bere tranquillamente? Si può bere? No, ha fatto un peccato. Io l'ho bevuta, l'ultimo tempo l'ho bevuta. Perché c'era scritto? Stavo lavorando, c'è un caso pazzesco. Sono da confessare, ho disobbedito. Ma il miracolo avviene anche se beve un goccino d'acqua. Se deve venire il miracolo, viene. Forse deve bere litri, bidoni d'acqua. C'è qua dotto, da noi dov'è? Non c'è bisogno, non c'è bisogno di documenti. Era scritto sul vostro sito e sulla pagina Facebook. No, non c'è bisogno. Sì, qualcuno ha scritto. Ha scritto che ci voleva il documento per prendere l'acqua. Addirittura il documento. Sì, hanno scritto. Siccome se ne scrivono cose non fanno. Ma questi avvenimenti non sono passati inosservati agli occhi della Curia di Monreale, sotto la cui giurisdizione ricade il territorio di Carini. E il vescovo, Michele Pennisi, ha vietato a Don Minutella di celebrare messa in tutto il territorio della diocesi. Un anno fa, il vescovo di Monreale ha incentetto a dire messe. In tutta la diocesi di Monreale. E lui non ha detto più messe. Poi una delegazione nostra è andata là e lui ha detto, ci potete andare lì a pregare. Ma messe non se ne sono fatte più. Adorazione, messe, adorazione, non si è fatto più niente. Sono fatte solo rosari, catechisi, non ha fatto più niente. Certo. E ancora lui dicono che disubbidisce. Ma chi disubbidisce? Ce ne fossero sacerdoti. Io penso, io. La curia di Monreale ha citato o non ha citato nei suoi provvedimenti l'acqua? Nel senso, ha detto pure che non si può distribuire, ha citato soltanto Don Alessandro? Non ha citato il discorso acqua. Ufficialmente qua noi siamo liberi di fare quello che vogliamo. Il problema è del padre Alessandro, che loro non vogliono. L'ubbidienza del padre Alessandro è quella che mette. No, su questo ho capito, siccome... Ma padre Alessandro non ha mai disubbidito, per ora mischina ne sta passando. Però è distrutto. Non è questo il problema per lui. Adesso richiamo un padre Ave Gloria per il nostro fondatore Don Alessandro. Ma nonostante gli ammonimenti della curia, veicolati anche attraverso Facebook, in tanti si sono radunati al centro Piccola Nazareth il 14 settembre, giorno in cui è stata distribuita l'acqua miracolosa. Grande la ressa davanti alla sorgente e qualcuno si è portato dietro persino capienti bidoni. C'è un bidoncino che devo fare. No, bidoncino no, non è una bottiglia. Ascolta, il bidoncino le possiamo riempire. Aspetta. Io non è che posso aspettare con tutte queste persone quando se ne vanno.
Le mi porto 1.500 litri, io le riempio un 1.500 litri. Cioè, gli altri non le ho riempite, lei glielo riempio. Il compito di un giornalista non è quello di esprimere giudizi, ma è quello di raccontare. Noi di Fanpage vi abbiamo raccontato i fatti, anche attraverso le parole di alcuni dei protagonisti. Credere o non credere è una scelta che coinvolge l'anima e non certo la ragione.